chiude con un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente l'edizione 2016 di Gold Italy, la fiera dedicata alla gioielleria all'Arezzo Fiere e Congressi, che ha tagliato il traguardo delle 7.500 presenze. Siamo molto soddisfatti, soprattutto perché come ogni volta che chiamiamo a presentarsi gli operatori di questo settore, tutti dimostrano sempre una gran fiducia nell'ente fiera di Arezzo e in questo nuovo format che noi stiamo proponendo. Quindi è ovvio che non siamo in grado di condizionare gli andamenti di mercato, ma riusciamo sicuramente a intercettare la domanda che in quel momento è disponibile per poter essere soddisfatta. Quindi credo che abbiamo visto grande movimento, spero che siano stati ordini interessanti per gli operatori, però più di così credo che non potessimo fare. È compito delle fiere capire dove sta andando il mercato e quelli che sono i grandi movimenti, quindi il mercato è sempre più volatile, sempre più tende ad approvvigionarsi a ridosso del Natale, quindi il cash and carry soddisfa questa esigenza soprattutto per quanto riguarda il prodotto in argento e sta avendo un grandissimo risultato in termini di crescita, tant'è che quest'anno nel cash and carry abbiamo avuto la crescita più significativa. I nuovi mercati arrivano, sentono parlare di Arezzo, sanno che è il primo distretto produttivo, sta a noi accoglierli anche come città nel migliore dei modi.